Sono entrate in campo le due formazioni Monte di Procida e Quartograd nel derby flegreo. Si affronteranno Monte di Procida in tenuta bianca con numeri blu e il Quartograd nella classica tenuta rossa con numeri blu. Noi andiamo subito alla lettura delle formazioni per gli ospiti: il numero 1 Jengo, il numero 2 Falivene, il numero 3 Dente, il numero 4 Saadi, il numero 5 Vacca, il numero 6 De Vivo, il numero 7 Maradona, il numero 8 Parisi, il numero 9 Monda, il numero 10 Capuano, il numero 11 Baiano. In panchina Iossa, Fruttaldo, Nasti, Cotenadi, Criscio, Giaccio, Rizzo. Agli ordini di mister Amazzini per il Monte di Procida con il numero 1 Del Giudice, con il numero 2 Arborino, con il numero 3 Marco Del Giudice, con il numero 4 Lubrano, con il numero 5 De Luca, con il numero 6 Zinno, con il numero 7 Caputo, con il numero 8 Caccavale, con il numero 9 Colandrea, con il numero 10 Di Matteo e con il numero 11 El Pistolero Franco Palma. In panchina Casolaro, Dauria, Salzano, Attanasio, Rotta, Gioiello, Marigliano. Agli ordini di mister Salvatore Ambrosino. Ricordiamo la terna arbitrale, l'arbitro e il signor Cetrangolo, coadiuvato dagli assistenti Ferraro e Mosca. Poi sono arrivate tre libere per la seconda partita di casa, contro l'altro punto di tutto pronto per il calcio d'inizio in favore del Quartograd. A battere andrà il numero 10 Capuano, il folletto del Quartograd. E lui sulla palla, si attende solo il fischio dell'arbitro che darà inizio alle ostilità. Quartograd che attacca da sinistra verso destra, mentre il Monte di Procida attacca da destra verso sinistra. Siamo partiti, il calcio d'inizio lo batte il Quartograd. Maradona con il destro cerca subito il numero 9 Monda, ancora la palla in avanti per il Quartograd per Capuano, anticipato dal numero 5 De Luca. Ci sarà punizione per il Monte di Procida che batte velocemente dai piedi di Di Matteo. Di Matteo allarga per Arborino Caccavale, Caccavale che perde la sfera, poi si ferma e dà l'indietro per il rilancio lungo di De Luca che prova a lanciare Colandrea corre veloce su un avversario, è il numero 4 Saadi che è costretto a mettere fuori. Ci sarà rimessa laterale per il Monte di Procida, a battere va Marco Di Matteo. Di Matteo che poi lascia la rimessa ad un compagno, gli dà una mano il numero 2 Edoardo Arborino, classe 98, a battere il terzino del Monte di Procida. Ancora Arborino, mette al centro la palla, fa buona guardia Jengo tra i pali che blocca. Jengo studia il posizionamento dei compagni, poi va al rilancio lungo, palla per la Torre Monda, controllato bene da Del Giudice, poi non riesce a spazzare. Monda riconquista la sfera, Monda con il numero 9 se ne va, su di lui ancora Marco Del Giudice. Monda protegge la sfera, poi mette al centro, fa buona guardia in tackle Del Giudice che poi spazza fuori e trova Falivene a mettere ordine al centro per Maradona Junior. Ancora Maradona, si gira, c'è un fallo su di lui, lo ha steso il numero 4 Lubrano, intervento proibito di Lubrano che ha fermato subito l'offensiva del numero 7 in maglia Quartograd. E va proprio il numero 7 Maradona sulla sfera, sarà lui a battere con il destro e cercare lo spiovente centrale per le torri del Quartograd che hanno nel numero 9 Monda, l'attaccante centrale, uno dei più pericolosi in questo senso. Si attende il fischio dell'arbitro che fa posizionare Palma in barriera. Maradona studia il posizionamento dei compagni, andrà lui a battere con il destro. Maradona mette al centro la palla, attenzione velenosa, resta lì, poi in girata vincente e va in vantaggio il Quartograd con Baiano. Siamo sul 1-0 dunque, sblocca il Quartograd in girata, 1-0 Quartograd. E dunque sblocca Baiano con la rete di Baiano al quarto minuto, 1-0 Quartograd con Baiano in girata che sorprende tra i pali Gianluigi Del Giudice. Quartograd che va in vantaggio dunque 1-0. Caccavale avanza, vediamo se prova il cross, il numero 8 mette al centro una palla deviata, la palla è in calcio d'angolo per il Monte di Procida, mentre Di Matteo va
alla battuta dal corner, avanza Zinno in area, Di Matteo mette al centro, sinistro velenoso sul secondo palo della rete, mette dentro Baby Killer con Andrea, proprio lui, il pareggio del Monte di Procida, 1-1 Monte di Procida, ha messo dentro Giovanni Colandrea, classe 2000. Dopo un minuto il Monte di Procida ha pareggiato e ha messo le cose in chiaro con il numero 9, ha segnato Baby Killer Giovanni Colandrea, mentre Di Matteo dà la carica ai ragazzi del Monte di Procida. Dunque un derby subito avvincente, in 5 minuti 2 reti, e ora riparte il quarto grad con Capuano all'indietro ancora per Falivene, scambia con un compagno, il passaggio è sbagliato, ha reagito subito il Monte di Procida allo svantaggio e ha trovato la rete con il colpo di testa di Giovanni Colandrea, che è stato bravo a sgusciare, a liberarsi in aria. Palma d'esterno lungo per Colandrea, ottimo Colandrea che sprinta su un avversario, protegge la sfera, il classe 2000 la tiene lì, ancora siamo lungo il corner, Colandrea viene raddoppiato, poi perde la sfera ad opera di Falivene e poi la palla è per il quarto grad che può ripartire da Sadi per Maradona, che prova a mettere ordine, c'è il pressing alto, poi Palma riconquista un'ottima sfera, Caputo solo per un attimo, Lubrano anticipato, Maradona pettina la sfera, se ne va in avanti, viene messo a terra da Caputo che non è riuscito ad anticiparlo, ha perso il passo e Maradona è riuscito con la tecnica a proteggere ottimamente la sfera. Ora andrà proprio il numero 7 a battere la punizione, già battuta, ancora Maradona, allarga per un compagno, Capuano lunga per Vacca, la palla è troppo lunga in questo caso, finisce fuori, ci sarà rimessa laterale, inizio da fuochi d'artificio tra Monte di Procida e quarto grad, con il quarto grad che è andato in vantaggio al quarto minuto con Baiano, gli ha risposto subito il Monte di Procida con Colandrea al quinto, un minuto dopo, palma di testa a cercare proprio Colandrea, la palla finisce fuori. Palma combatte qui ma la palla finisce ancora fuori, ancora rimessa laterale per il quarto grad. Zinno avanza, trova un avversario, palla intercettata da Baiano, l'autore della rete, che si porta la palla sul sinistro, poi dall'indietro tacco per Capuano in uno contro uno con Di Matteo, addirittura i due numeri 10, poi lo ferma Lubrano. Il quarto grad prosegue nella manovra offensiva, la palla per Capuano che si è liberato bene sull'auto di sinistra in uno contro uno, fa fuori un avversario, la palla è ancora lì, la palla per Capuano che prova il destro deviato, poi ancora Baiano, la conclusione che finisce fuori. Ci ha provato ancora una volta il quarto grad e ha insistito sull'asse Capuano-Baiano, nulla di fatto, la palla è finita fuori. E ora si è ripartiti già per il Monte di Procida dai piedi di De Luca, che sventaglia dall'altra parte a cercare Palma, anticipato ora del giudice, il giudice proprio per Palma, Palma rientra sull'interno, va via in mezzo a due in dribbling, poi mette centrale a cercare Di Matteo, attenzione, esce Iengo a fare ordine, a bloccare la sfera. La palla ora è per il quarto grad che rilancia lungo a cercare Baiano, l'autore della rete, Zinno liscia qui, doppio intervento, poi si libera della sfera, la dà a un compagno e Caccavale che gira per Colandrea, tutto di prima, ancora Lubrano di prima per cercare Palma anticipato, Caputo stoppa bene di petto, va avanti, poi si ferma, Caputo protegge la sfera, due su di lui, Caputo vuole andarsene, la palla è per del giudice ancora per Palma che è venuto nella parte mediana del campo per Lubrano che gira dall'altra parte per Caccavale avanza, spazio per andare, serve Di Matteo anticipato, non ha compreso le intenzioni di Caccavale, la palla è finita fuori. A battere la rimessa andrà il Monte di Procida con Arborino all'indietro per De Luca all'indietro per Zinno per Marco del Giudice, il giudice con il sinistro per Palma che avanza, ora Palma avanza il numero 11, il Folletto in casa Montese, sbaglia il passaggio verso Colandrea e può ripartire il quarto grad che vuole andare in contropiede verso Capuano, Monda mette a terra bene per Vacca,
La palla è ancora per Capuano, anticipato. Ora Lubrano al centrocampo per Caputo. Caputo cincischia forse troppo, poi di testa ritrova la sfera, batti e ribatti, la palla è ancora lì e mette a terra Monda per il quarto. La palla ancora centrale per Capuano. De Luca, un controllo difficoltoso, poi se la cava in due tempi e serve ad Alborino. Cliente difficile il folletto Capuano per De Luca, che improvvisato difensore centrale, lui che è un cursore di fascia, mentre Caputo allarga ottimamente per Marco Del Giudice. Come un treno può andare il numero 3. Attenzione, la palla sul sinistro, mette al centro un ottimo spiovente, palla centrale, angolo per il Monte di Procida. La palla sul secondo palo era per Di Matteo, che non è riuscito a trovare la deviazione, e da proprio il numero 10 Marco Di Matteo andrà a battere il corner guadagnato dal Monte di Procida grazie all'ottima sgroppata offensiva da parte del numero 3 Marco Del Giudice. Giudice. Il gioco è fermo, c'è una sostituzione, esce il numero 5 Vacca ed esce ed entra il numero 15 Cutena quando siamo all'undicesimo di gioco. Quindi prima sostituzione del match dovuta ad infortunio, esce il numero 5 del quarto grad. La palla centrale, attenzione, Lubrano prova a combattere lì, ma c'è un fallo. Fallo da parte proprio di Lubrano, che è entrato pericolosamente su un avversario. Dicevamo, esce il numero 5 Vacca ed entra il numero 15 Pasquale Cotena per il quarto grad. Maradona con il destro allarga verso un compagno, ottimo aggancio a seguire, ma Di Matteo fa buona guardia, serve De Luca. De Luca dietro per Zinno, Zinno mette ordine, si porta la palla sul sinistro, il suo piede forte, ancora Zinno che dà ottimo in profondità per Del Giudice con un lancio da centrocampista. Del Giudice se ne va in tunnel, attenzione sull'out, mette al centro per la deviazione di Colandrea che non trova il bersaglio grosso. Caccavalle di testa prova a servire Di Matteo, il passaggio è sbagliato e così il quarto grado può ripartire dai piedi di Capuano. Capuano dall'altra parte per Monda, il passaggio è lungo, Monda lascia correre, poi va infalcata su Capuano, anzi su Del Giudice, scusate, e Zinno riesce a mettere ordine e serve Caccavalle. Ora le squadre sono spaccate, Caccavalle può ripartire in contropiede per il Monte di Procida. C'è un 4 contro 5, Caccavalle per Di Matteo che trova uno spazio. Di Matteo ancora per Caccavalle, attenzione alla palla al centro, fa buona guardia De Vivo che mette in calcio d'angolo. Ottima fiammata offensiva da parte del Monte di Procida che guadagna un altro angolo. A battere andrà sempre il numero 10 Marco Di Matteo. Proprio Di Matteo sulla sfera, Di Matteo studia il posizionamento dei compagni, poi mette al centro un sinistro velenoso, fa buona guardia Monda di testa. Ora Lubrano è più lesto verso Di Matteo, Di Matteo vuole andare via in mezzo a due, viene fermato e riconquista la rimessa laterale il quarto grado che ora può ripartire dai piedi di Maradona. Maradona con il destro gira per un compagno, ancora Falivene, scambio per Capuano, c'è un fallo probabilmente, anzi no, l'arbitro dice che si può proseguire e quindi il Monte di Procida può ripartire in azione dai piedi di Marco Del Giudice che serve Zinno. Zinno osserva il posizionamento dei compagni, poi decide di servire Lubrano, il centrocampista centrale di casa montese. Di Matteo, ancora la palla sul sinistro, ottimo per Arborino, finta il cross, poi lo mette, attenzione, palla al centro per Palma, è tutto vero, ha segnato il pistolero, 2-1 Monte di Procida, ancora Franco Palma a essere decisivo, Monte di Procida 2, quarto grad 1, ha segnato Franco Palma. E siamo sul 2-1 quindi al 14esimo con la rete di Palma. Ottimo il destro a volo di Palma che in questo campionato sembra veramente vedere una vasca da bagno al posto della porta, veramente trova sempre il bersaglio grosso. Franco Palma che ha messo dentro la rete del 2-1 Monte di Procida quindi al 15esimo.
Ora il quarto grad riparte, fa buona guardia Marco del Giudice, poi riconquista per un attimo la sfera Sadi, la palla è finita fuori però. Ora si ripartirà con una rimessa dal fondo per il Monte di Procida, che è riuscito a recuperare lo svantaggio iniziale di Baiano per il quarto grado, ha pareggiato prima con Colandria e poi ha siglato il 2-1 con Franco Palma. E ora riparte ancora il Monte di Procida da una rimessa laterale per Arborino. Arborino, classe 98, uno degli under della formazione di Salvatore Ambrosino. Uno degli under in campo, l'altro è Lubrano, classe 97, poi in attacco Baby Killer, il fenomeno Giovanni Colandria, classe 2000. Ora c'è rimessa per il quarto grado dai piedi di Maradona, il numero 7 che avanza sul destro, il suo piede preferito, sventaglia ottimamente dall'altra parte per Sadi. Sadi che si ferma, poi mette al centro a spiovere, a cercare Monda di testa, svetta bene Monda, ma fa buona guardia Gianluigi Del Giudice che blocca. Ora Del Giudice al rinvio con le mani a cercare e a servire l'altro Del Giudice, Marco Del Giudice con il numero 3, poi all'indietro ancora per Ricky Zinno, ancora Del Giudice per Lubrano che nel frattempo è venuto a prendere palla per Caccavale. Caccavale ancora dietro per Zinno. Zinno avanza, la palla sul sinistro, cerca centralmente Palma, ottima la sponda per Caputo di prima, a mettere dentro per Marco Del Giudice, vuole affondare sull'auto di sinistra del Monte di Procida, ci sta riuscendo fino a questo momento grazie alle sgroppate offensive di Marco Del Giudice. Ora c'è rimessa offensiva per il Monte di Procida, palla per Palma anticipato, ritrova la sfera il quarto grado con Monda che ottimo il sombrero, riesce a servire Capuano. Capuano ora può andarsene in dribbling su di lui, De Luca che è veloce ma Capuano vuole andare in velocità, spalla a spalla di De Luca, Capuano se ne va in velocità, il numero 10 prova il destro parato da Del Giudice, se ne è andato in velocità il folletto con il numero 10 del quarto grad Capuano, se n'è andato sull'uno contro uno su Antonio De Luca ed è riuscito a concludere con il destro, ma era presente sul palo Gianluigi Del Giudice, pronto a dire di no. Ora ci sarà angolo per il quarto grado, a battere va il numero 7 Maradona. Maradona si appresta al corner, mette al centro, la palla resta lì, Sadi buca l'intervento ma c'è stato un fallo e il Monte di Procida può ripartire velocemente, vuole andare dai piedi di Di Matteo in contropiede, ora riparte la 4% montese con Di Matteo, con l'Andrea, Di Matteo serve dall'altra parte, Caputo prova a sventagliare ma chiude la difesa del quarto grado e mette ordine, ma la palla è ancora lì per Lubrano, che per Palma che gira ottimamente per Caputo, Caputo ha spazio, decide di servire Del Giudice, palla sul sinistro centrale, la palla deviata in angolo. Ci sarà angolo per il Monte di Procida che sull'auto di sinistra può far davvero male, sta facendo davvero male fino a questo momento grazie, come dicevamo prima, alle sortite offensive del numero 3 Marco Del Giudice, davvero in forma quest'oggi. Ora ci sarà angolo, a battere andrà il numero 11 Franco Palma, l'autore della seconda rete del Monte di Procida, l'autore che dà il 2-1 momentaneo, proprio il numero 11 Palma. Al corner mette al centro la palla sul secondo palo, la palla finisce fuori, non c'è stata deviazione, dunque si ripartirà dal fondo per il quarto grad. E ora si ripartirà con un calcio di fondo per il quarto grado, a battere andrà Iengo, il portiere dei ragazzi in tenuta rossoblu, palla centrale a cercare la torre Monda che non trova la sfera, poi Caccavale a palla centrale, Maradona inciampa sulla sfera, Lubrano solo per un attimo, con l'Andrea c'è vantaggio per il Monte di Procida, Caccavale, Caccavale ancora per Di Matteo, Di Matteo per Lubrano, ancora Di Matteo, Lubrano, Lubrano dietro per De Luca in sicurezza, De Luca che oggi fa il centrale difensivo insieme a Zinno, Riccardo Zinno proprio in possesso di palla, Zinno per Colandria, Colandria anticipato, non c'è fallo, Monda può ripartire, su di lui c'è Lubrano ma il quarto grado può avanzare con Parisi, scambia con Capuano, Capuano si ferma, poi decide
di servire un compagno e serve in difesa il numero 15 Cotena, appena entrato, che è sostituito del numero 5 Vacca per infortunio, mentre qui c'è un errore. Riconquista la sfera del Monte di Procida con Marco Di Matteo, il capitano in maglia numero 10, Caccavale che se ne va in uno contro uno a Falivene, poi dall'indietro per Arborino in controllo, la palla sul destro, può girare per Lubrano di prima, cercare un compagno, ma è scivolato Lubrano e non ha trovato un compagno. Lancia lungo Maradona a cercare Capuano, su di lui De Luca stavolta ci mette la zampa e la palla va fuori, controlla la sortita offensiva di Capuano. Ora su Capuano va Marco Del Giudice, ancora Del Giudice, ottimo in scivolata in chiusura sull'avanzata del quarto grad. Rimessa laterale per il quarto grad con il numero 15 Cotena. Rimessa lunga centrale a cercare Monda, spizza di testa a proseguire con il numero 11 Baiano, ci prova di testa ma il colpo di testa è debole. Ora può ripartire subito, veloce in contropiede il Monte di Procida con Caccavale attende l'inserimento di Arborino, poi decide di andare da Di Matteo, palla sul sinistro ancora per Lubrano centralmente per Palma che fa la sponda di prima per Di Matteo, avanza piccoli passi il Monte di Procida, Caccavale per Arborino sull'out di destra, ancora per Colandria è girato, serve Caccavale, palla centrale per Lubrano due tocchi e via per Marco del Giudice lunga per Palma che non ha effettuato il movimento giusto, la palla è finita fuori, nulla di fatto, quindi e ora riparte il quarto grad con Falivene. Sbagliato il passaggio, poi recupera ottimamente Falivene che scambia con Cotena, largo ancora per De Vivo, mentre urla dalla panchina mister Amazzini che vuole un giro palla più veloce per i ragazzi del quarto grad. Qui Palma combatte sull'avversario ma la palla è ancora per il quarto grad con Maradona, la palla sul destro gira su Sadi sventaglia a cercare Monda, il passaggio è lungo, fa buona guardia Gianluigi Del Giudice in uscita, mentre Ambrosino chiede ai suoi di accelerare la manovra ma c'è un problema fisico per Gianluigi Del Giudice che in uscita ha avuto qualche problema e ora corre il massaggiatore Luigi Di Palma a vedere cosa è successo al portiere Del Giudice mentre il gioco è fermo. Riprendono le ostilità dunque con Del Giudice che stringe i denti e ora andrà al rinvio con i piedi, palla lunga a cercare Colandria, su Colandria c'è Maradona a opporsi con il fisico, palla ora per Palma ancora a cercare Colandria che reclama il fallo, l'arbitro fischia subito un contatto di troppo, il numero 9 Giovanni Colandria, autore della rete del pareggio al quinto per il Monte di Procida,
E ora sulla sfera a battere andrà il numero 7 Caputo. Caputo che chiama la calma, poi serve Zinno, ancora Caputo, ancora Zinno. C'è il pressing ora del quarto grado, Caputo centralmente per Palma che viene a prendersi la sfera, poi serve De Luca, De Luca largo per Caccavale, Caccavale avanza, poi serve Colandria, Colandria che sbaglia il passaggio verso Arborino, Arborino che poi è bravo a proteggere la sfera con il fisico, serve ancora Lubrano, Lubrano, De Luca, De Luca sventaglia per Marco Del Giudice, ottimo l'aggancio con il sinistro del giudice per Palma, Palma si gira, protegge la sfera, subisce il fallo, fallo di De Vivo sulla sfera a Zinno, Zinno che per un attimo ha pensato di servire Di Matteo subito, poi serve Palma, Palma può avanzare, il gioco è fermo, si deve ribattere, ancora Zinno sulla sfera per Lubrano, Lubrano allarga per Arborino, Arborino, De Luca, De Luca sventaglia ancora dall'altra parte a cercare Palma, il passaggio è sbagliato, la palla finisce fuori, rimessa per il quarto grado mentre Maradona reclama la sfera sui piedi, così è, la palla è per lui sul destro, poi protegge con il fisico, la palla all'indietro, mette fuori la difesa del quarto grado, ora la palla è per De Luca tutto solo, De Luca serve Caputo, Caputo mette ordine verso Palma, Palma che fa un ottimo lavoro di cucitura del gioco, scambia con Arborino, Arborino per Caccavale, ottima la finta, se ne va Caccavale a due avversari, sgroppata offensiva, deve mettere al centro, la palla è buona, poi c'è una rimessa laterale per il Monte di Procida, Marco Di Matteo all'indietro per Arborino, Arborino se ne va in dribbling, il numero 2 per Caputo, Caputo dalla zona centrale, prova il sinistro, la palla finisce fuori, la palla non ha preso l'effetto sperato da parte di Marco Caputo che ha concluso subito cercando l'effetto sorpresa, nulla di fatto. Ora Iengo, Iengo per Monda, svetta di testa a cercare Capuano, controllo a seguire, fermato Capuano, la palla è per Zinno, riconquista la sfera, il Monte ancora Del Giudice, centrale per Lubrano, Lubrano per De Luca, Zinno, Zinno avanza sempre sul sinistro, il numero 6 ex Sibila, la palla lunga per Colandria, palla larga anche, finisce fuori, rimessa laterale per il quarto grad a battere Monda, Monda viene anticipato, poi Lubrano reclama un fallo, la palla è ancora fuori per la rimessa in favore del quarto grad a battere il numero 4 Sadi, scambia con Monda, Monda si gira ottimamente, poi Lubrano fa buona guardia in scivolata, Zinno viene anticipato ma la palla finisce fuori, ora la rimessa per il Monte di Procida con Del Giudice, Del Giudice lunga a cercare Colandria, ancora la palla all'indietro, riconquista la sfera, il quarto grado va da Sadi di testa, cerca di mettere ordine, batte e ribatte, la viva il parroco, poi Franco Palma riconquista un'ottima sfera, si porta la palla sul sinistro in uno contro uno, il numero 11 se la porta sull'auto, poi mette al centro a cercare il colpo di testa di Matteo, la palla al lato, non è il suo colpo preferito, il colpo preferito di Marco Di Matteo, però ci ha provato ugualmente il folletto in maglia numero 10, la palla è finita fuori. Ora Maradona, la palla sul destro, cerca e trova un compagno, palla lunga, attenzione per Dente, lungo su di lui c'è Marco Del Giudice a chiudere, Del Giudice chiude, poi serve De Luca, De Luca con il destro decide di sparacchiare fuori e la palla finisce in fallo laterale per il quarto grado con Sadi che va veloce da Maradona, palla ancora sul destro, Maradona il regista della squadra del quarto grado, ancora la palla per un compagno e Dente che però viene fermato da un avversario, era stato Franco Palma che ha fermato l'avversario in fallo laterale, ora a battere la rimessa andrà il numero 15 Cotena, il numero 15 Pasquale Cotena che andrà alla rimessa lunga con le mani
palla lunga infatti centralmente a cercare la spizzata di Munda, ma c'è un'infrazione e dunque è sbagliata la rimessa laterale che cambia proprietario, si va dalla rimessa in favore del quarto grado a quella per in favore del Monte di Procida. Marco del Giudice a battere, a cercare Caputo, Caputo all'indietro, poi gira centralmente a cercare Colandrea di testa per Palma, Palma prova il controllo difficile, riconquista la sfera del quarto grado, poi combatte ancora Franco Palma che però commette il fallo. Dunque il gioco è fermo, ci sarà punizione per il quarto grado. Maradona sulla sfera a battere il calcio di punizione in zona offensiva per il quarto grad. Maradona che richiama la distanza di Colandrea lamentandosi con il direttore di gara. Maradona mette al centro col destro, ottimo spiovente, libera bene di testa Zinno, poi la palla finisce a Baiano, Baiano viene fermato con il fallo troppo veemente da parte di Colandrea. Sarà calcio di punizione dalla parte opposta a quella precedente per il quarto grad. A battere andrà ancora una volta con ogni probabilità il numero 7 Diego Maradona Junior, sulla palla però c'è anche il numero 10 Capuano. E dunque va Capuano sulla sfera con il numero 10 in maglia rosso-blu. Capuano che con ogni probabilità proverà addirittura il jolly dalla distanza, lui che con il destro ha colpito più volte in carriera i portieri avversari. Va Capuano con il destro, prova la conclusione, palla centrale del Giudice, blocca bene la palla che non ha preso il giro giusto, è finita tra le braccia del Giudice che ha bloccato e ora può andare al rinvio lungo. Il Giudice a cercare Palma, la palla è precisissima per Palma che aggancia ottimamente, poi di tacco serve Caputo che si sgancia, Caputo con il sinistro mette centralmente sul secondo palo anticipato di Matteo da un avversario, poi Lubrano di testa a servire un avversario, Munda ora può cercare l'assist ma è sbagliato, Caputo serve Di Matteo che attende l'inserimento di un compagno, poi decide di rallentare, ancora Di Matteo, scambia verso del giudice ancora per Zinno, Lubrano che nel frattempo è venuto la sua posizione naturale di centrocampista centrale, poi palla per Caputo in mezzo a due, ancora Lubrano a mettere ordine, a cercare Palma, lo trova Palma, rallenta Palma, vuole mettere ordine, poi dà all'indietro da Zinno che va all'indietro ancora da Del Giudice, Gianluigi Del Giudice, il portiere con la maglia numero 1 in casa a Monte di Procida. Il Giudice che va al rinvio lungo con il sinistro, non trova la sfera con l'Andrea che salta in anticipo, Maradona su di lui, Caputo che gli soffia la sfera per un attimo, poi Di Matteo che può andare, la palla sul sinistro, conclusione di Marco Di Matteo e mette dentro la rete del 3-1 Harry Potter, sinistro velenoso, Monte di Procida 3 quarto grado 1, ha segnato il capitano Marco Di Matteo. Messo dentro con il sinistro, un sinistro velenoso in corsa Marco Di Matteo, il capitano del Monte di Procida. Monte di Procida che vive di improvvise fiammate offensive, è riuscito a colpire prima con Andrea, poi con Palma e poi con Di Matteo, la triade offensiva di mister Salvatore Ambrosino che, lo ricordiamo, vede in panchina un calibro importante come Roberto Dauria, quindi un attacco veramente forte quello messo a disposizione quest'anno per il mister Puteolano. Ora riparte Palma, fermato, qui ci sarà ammonizione per il numero 4 Saadi.
Punizione per il Monte di Procida, mentre Codena si lamenta proprio con Saadi, lo richiama all'attenzione. Zinno sulla sfera a battere il calcio di punizione per il Monte di Procida. De Luca, De Luca allarga per Caccavale, pressing ma ottima la finta di Caccavale a proseguire per Arborino. Arborino può andare, decide di servire Di Matteo, l'autore della rete del 3-1. Palla sul sinistro, sventaglia centralmente a cercare Caputo di testa. Caputo, la palla finisce fuori. Ha provato a svettare stile attaccante centrale, stile torre Caputo, ma la palla è finita fuori. Nulla di fatto dunque. Si ripartirà con una rimessa dal fondo per il quarto grad con Iengo. Caccavale anticipa un avversario, poi combatte, ma c'è un fallo in precedenza sul numero 9 Monda. Quindi punizione in favore del quarto grad. A battere va il numero 15 Cotena e scambia con De Vivo. De Vivo, il capitano, mette centralmente un'ottima palla per Capuano, anticipato dall'uscita del giudice che vuole rallentare il gioco. Poi serve De Luca. Caccavale, De Luca, De Luca lancia lungo con il destro a cercare Di Matteo, che nel frattempo se n'è andato via. Falivene, Di Matteo la palla sul sinistro, non riesce a tenerla in campo. Il numero 10 sta creando parecchi grattacapi quando decide di andare via e di salire palla al piede. Caccavale ora anticipato, il quarto grad ora in possesso. La palla è per Parisi, Maradona. Maradona gira bene per un compagno, Baiano se ne va con il numero 11, l'autore della rete del quarto grad. Palla centrale, mette ordine Caputo che poi la mette in fallo laterale. Maradona va veloce verso Baiano, la palla ancora fuori. Ora Falivene con le mani a cercare ancora Baiano, anticipato. Ancora Falivene, centrale per Monda, stacca di testa De Luca, lo anticipa, la palla finisce nelle mani di Gianluigi del giudice. Del giudice con il sinistro per Palma, Palma di testa, non trova la sfera, poi prova a rincorrere, la palla finisce fuori. Saadi verso Maradona, la palla sul destro, finisce fuori, un aggancio non perfetto da parte del numero 7 che poi ha dovuto rincorrere la sfera, non è riuscita a tenerla in campo. Del giudice ora andrà a battere la rimessa con il numero 3. Del giudice all'indietro, decide di mettere ordine da Zinno. Zinno ancora all'indietro per del giudice. Su di lui c'è il pressing di Pacapuano. Del giudice tenta di andarsene in dribbling, c'è fallo sul portiere che ha rischiato veramente tanto in questa circostanza. Ha provato il dribbling sul giocatore più veloce del quarto grad, gli è andata bene, è riuscito il dribbling e ha subito anche fallo il numero 1 in casacca bianco-blu. Ora del giudice serve Zinno al suo fianco. Zinno per Marco Lubrano. Lubrano se ne va in dribbling su Capuano, una finta di corpo, poi serve Caccavale all'indietro, ancora per De Luca. Ottimo il possesso palla del Monte di Procida. Ancora Marco del giudice. Del giudice prova con il sinistro, il lancio è sbilenco, la palla finisce fuori. Malinteso con Palma che chiamava il passaggio corto. Nulla di fatto. Rimessa per il quarto grado con Saadi. Saadi all'indietro ancora per De Vivo. De Vivo scambia con Cotena. Avanza il numero 15, palla al piede. Non c'è il pressing degli avversari. Pressing si manifesta solo per un attimo su Parisi. Poi scambio ancora per De Vivo, il capitano. Centrale per Maradona. Ancora per De Vivo. De Vivo serve centralmente Parisi, contrastato da Caputo che cerca di scippargli la sfera, poi gliela toglie Lubrano. Fallo su Marco Lubrano, il classe 97, che ha trovato un ottimo
timing sulla sfera, è riuscito a guadagnare il fallo per il Monte di Procida. Ora a battere andrà il numero 6 Zinno, scambia centralmente con Marco Caputo, allarga tutto dall'altra parte per Arbolino che può salire a campo per andare il numero 2, scambia con Di Matteo, la palla è lunga, poi finisce ancora da Arbolino. Arbolino cerca Di Matteo, il passaggio troppo forte, Di Matteo si lamenta, poi palla centrale da Maradona per un compagno, ancora il quarto grad, il pressing alto ora del Monte di Procida. Iengo in disimpegno verso De Vivo, De Vivo riesce a uscire il quarto grad in questo momento, ora con l'Andrea va in pressing su De Vivo, ma Palma riesce a intercettare la sfera, può andare in uno contro uno il numero 11 su Maradona. Palma, la palla resta lì con una carambola, poi c'è un fallo ai danni di Franco Palma che con astuzia e mestiere riesce a recuperare un ottimo calcio di punizione dal limite. E lì ora ci sarà lotta per chi dovrà battere questo calcio di punizione tra Di Matteo e Palma. Palma che è stato bravissimo a recuperare il calcio di punizione in favore del Monte di Procida, che ha un'ottima chance per addirittura per andare sul 4-1 in questo primo tempo. Ci sono Palma e Di Matteo sul pallone, Palma con il numero 11, Di Matteo il capitano con il numero 10, Palma che ha siglato la rete del 2-1 mentre Di Matteo ha messo dentro la rete del 3-1 momentaneo del Monte di Procida. Vediamo chi andrà a battere. Si andrà con il destro Franco Palmo, con il sinistro Marco Di Matteo. La palla è per Palma, sul destro mette dentro la rete del 4-1 con un colpo di biliardo il pistolero Franco Palma. 4-1 Monte di Procida, ha segnato ancora Franco Palma. E dunque dilaga il Monte di Procida in questa prima frazione, siamo sul 4-1, dicevamo aveva la possibilità di mettere il punto esclamativo il Monte di Procida e Palma con un colpo da biliardo, dicevamo un colpo chirurgico, ha messo con il destro sul palo del portiere. Dobbiamo dire la verità, Iengo non è stato attentissimo e quindi Monte di Procida 4, quarto grad 1, ha segnato Franco Palma per la doppietta personale fino a questo momento. Quarto grado ora riparte da De Vivo verso Maradona, ancora per Dente, scambio tutto di prima, la palla per Sadi a cercare Capuano, Capuano che ha il problema di girarsi, c'è fallo su di lui, fallo su Capuano. Ora ci sarà calcio di punizione per il quarto grado, deve fare attenzione il Monte di Procida su queste punizioni di Maradona perché sono tante le torri che possono svettare per il quarto grado, uno su tutti, il numero 9 Monda. Ora Maradona si sistema il pantaloncino, andrà lui a battere come detto il calcio di punizione mentre mister Salvatore Ambrosino dalla panchina, o meglio dalla tribuna perché squalificato, chiama le marcature. Maradona mette al centro ma fa buona guardia Caccavalli, attenzione la palla ancora in aria, Caputo su un avversario e Baiano, fa uno contro uno Baiano Caputo, Baiano prova il cross deviato proprio da Caputo, la palla finisce fuori, a battere andrà il numero 15 Cotena che andrà con ogni probabilità la rimessa lunga, così è. De Luca di testa svetta su Monda, incredibile, poi Caccavalle di testa ancora a cercare un compagno ma il quarto grad mette ordine. Ora attenzione, intercetta per un attimo solo Colandrea, poi Capuano in anticipo anche su Lubrano, Capuano cade, non c'è fallo secondo l'arbitro e ora si riparte dal possesso per il Monte di Procida con Del Giudice che va al rinvio centrale a cercare Colandrea, Colandrea contrastato da De Vivo, l'arbitro dice che non c'è fallo, Maradona ora si ferma e mette la palla fuori per consentire le cure del caso a Colandrea che ha subito un colpo duro da parte del numero 6 De Vivo. Ora la palla è in possesso del Monte di Procida che in ogni probabilità dovrà restituire la sfera al quarto grad per la legge non scritta del fair play.
mentre l'arbitro va a richiamare la panchina del quarto grad del giudice per Palma, che restituisce la sfera al quarto grad. Ora Pasquale Cotena serve Sadi. Sadi, su di lui il pressing alto di Palma e con l'Andrea, attenzione, la palla ancora per Cotena che mette fuori con il destro del giudice, va bene di testa, ancora per con l'Andrea che svetta bene, non riesce a trovare Palma. De Vivo, Palma in pressing, ancora con l'Andrea, deve uscire Iengo a spazzare con i piedi, poi fa buona guardia Zinno a mettere ordine, la palla però finisce fuori, sarà rimessa laterale per il quarto grado nel frattempo, anzi rimessa per il Monte di Procida con del giudice per Palma. Palma tra due riesce a servire Caccavale, Caccavale prova la verticalizzazione per Di Matteo che corre sull'out, mette al centro con il sinistro, addirittura un tiro a metà tra una conclusione e un cross, la palla che finisce fuori, ha provato il jolly Marco Di Matteo, non poteva fare altro perché non c'era nessuno lì al centro, ha provato la conclusione addirittura. Ora palla fuori, rimessa per Arborino, De Luca, De Luca su di lui c'è il pressing di Monda, De Luca torna all'indietro da del giudice, del giudice con il sinistro mette lungo a cercare Colandrea, su Colandrea c'è Falibene, Falibene che fa buona guardia di testa, mette in fallo laterale. Ora Arborino, Arborino all'indietro per Caccavale, De Luca, De Luca ancora da del giudice, del giudice scambia di prima con Zinno, la palla sul sinistro, ancora del giudice, del giudice allarga bene per De Luca, nel frattempo si è allargato in posizione di terzino De Luca. Ancora del giudice, fa possesso palla nel Monte di Procida, non ha necessità di accelerare, la palla per Di Matteo che prova l'aggancio volante, non riesce, il colpo a Marco Di Matteo, riconquista la sfera il quarto grad, ancora rimessa laterale per il quarto grad con Sadi che serve un compagno, ancora Sadi, Sadi intercettato solo per un attimo da Lubrano, poi Monda, serve il cross centrale di Dente anticipato da De Luca, De Luca poi serve lungo, la palla Maradona, Maradona contrastato in mezzo a due, se ne va ottimamente Maradona, ora la palla sul sinistro, prova la conclusione, conclusione di Suzzino, poi Maradona prova il destro, la conclusione che finisce a lato, ha superato tre avversari Diego Maradona Junior, poi ha provato la conclusione con il destro che è finita di poco fuori. Sarà rimessa dal fondo per il Monte di Procida con del giudice a battere, il giudice che chiama l'avanzata di Zinno e De Luca, palla lunga di del giudice a cercare Palma, Sadi di testa non svetta e quindi deve rincorrere la sfera, poi Caputo la ritrova ancora per Palma che se ne va, se ne va il numero 11 Franco Palma, serve centralmente Marco Di Matteo, ancora per Caputo, il passaggio è sbagliato, De Vivo intercetta la sfera e poi fa ripartire in contropiede il quarto grado a cercare Capuano, nulla di fatto, Zinno, Zinno ancora per Lubrano, Lubrano per De Luca, la palla centrale ancora per Lubrano, esce bene palla al piede il Monte di Procida, Palma, Caccavale per Zinno, su di lui c'è Monda, del giudice, ottimo il gioco tutto di prima del Monte di Procida che può andare da Caputo, Caputo si accentra, mette dentro un'ottima palla per Marco del giudice, palla centrale che non trova Colandrea sul primo palo, finisce qui il primo tempo con il Monte di Procida che trionfa fino a questo momento, siamo sul punteggio di 4-1, ricordiamo le marcature, il quarto grad è andato in vantaggio con Baiano al quarto, poi ha risposto dopo un minuto Colandrea, poi abbiamo il 2-1 del Monte di Procida con Palma, 3-1 di Di Matteo e 4-1 ancora di Palma che mette a segno la doppietta personale fino a questo momento. Inizia il secondo tempo tra Monte di Procida e quarto grado, Monte di Procida in vantaggio per 4 reti ad 1 nella prima frazione,
con il vantaggio momentaneo di Baiano per il quarto grad, al quale ha risposto prima Colandrea, poi ha raddoppiato Palma per il 2-1, poi Di Matteo per la rete del 3-1 e per il 4-1 ancora Franco Palma. Zinno lungo proprio a cercare Palma, sponda di testa per Caputo, Caputo che poi non trova la sfera, subisce un contatto, non c'è fallo, quindi si riparte dalla rimessa dal fondo per il quarto grad. Maradona, Maradona con il destro centralmente per un compagno, e Parisi che sventaglia dall'altra parte per Baiano, Baiano a cercare Capuano, Capuano che era in fuorigioco di rientro, fuorigioco segnalato da uno dei due assistenti del direttore di gara Cetrangolo. Cetrangolo, lo ricordiamo, coadiuvato da due assistenti, Ferraro e Mosca. De Luca ora a battere la punizione, anzi lascia a Del Giudice. Del Giudice sventaglia lungo a cercare di testa Palma, e su il colpo di testa la palla finisce nelle mani di Yengo. Palla ancora centrale per il quarto grad. Capuano lungo a cercare un compagno, e Dente, la palla è lunga, rincorre la palla a Dente, su di lui c'è Del Giudice che lo contrasta bene, numero 3 su numero 3, ritrova la sfera il Monte di Procida con Palma, Palma per Caputo, Caputo ancora per Palma, viene fermato in scivolata da De Vivo. Zinno, Zinno all'indietro per Del Giudice, Del Giudice controlla con il sinistro, ancora lungo a cercare Palma, Palma fuori gioco di rientro anche per il numero 11 in maglia bianco-blu, l'autore della doppietta personale. Ora punizione per il quarto grad, già battuta verso Cotena per Parisi, cambia dall'altra parte verso Falibene, su di lui Di Matteo, ancora la palla centrale conquistata dal Monte di Procida, mette ordine Di Matteo all'indietro per Arborino, Arborino De Luca, ancora Lubrano, Caputo, Caputo si fa soffiare la sfera dal quarto grad, si addormenta Caputo, riconquista la sfera il quarto grad, Falibene a cercare Capuano, anticipa De Luca, palla verso Di Matteo, ma c'è stato un fallo in precedenza di Colandrea su Cotena. L'arbitro che chiama al chiarimento sia Colandrea che Cotena, punizione per il quarto grad. Parisi, su di lui Di Matteo, palla ancora per Falibene, Baiano, Falibene, Falibene, finta il passaggio centrale, poi serve Cotena che scambia dall'altra parte verso De Vivo, il capitano in maglia numero 6 che si sgancia ora in avanti con il destro, prova il passaggio ma fa buona guardia la difesa del Monte di Procida, poi riconquista la sfera Maradona centralmente a cercare un compagno, Del Giudice in uscita, riesce ad anticipare l'attaccante del quarto grad ma c'è stato un contatto, il Giudice a terra. Si ripartirà dunque con la rimessa di Del Giudice che si è ripreso, sventaglia lungo a cercare Palma, Palma in uno contro uno, fa da ponte commettendo fallo su un avversario, punizione per il quarto grad, battere va il numero 6 De Vivo, De Vivo verso Maradona, Maradona per Sadi, ancora Sadi a cercare un compagno, intercettato solo per un attimo il pallone da Caputo, la palla ancora per il quarto grad, Parisi per Monda, Parisi ancora lunga a cercare un compagno, il numero 3 Dente, su di lui Del Giudice, Del Giudice fa la voce grossa con il fisico,
poi riesce a darla lunga, a cercare Palma. Palma anticipato da Sadi, palla centrale per Monda, Monda la palla sul sinistro per Maradona, poi la conclusione a giro con il destro, la palla finisce alta e fuori, conclusione debole di destro di prima di Baiano, prima emozione del secondo tempo per il quarto grado che ha provato con Baiano a impensierire il Monte di Procida. Caccavale per Di Matteo fermato da Falivene, la palla è per Arborino per Di Matteo, finta verso Colandria, ottimo il gioco di prima, ancora palla per Di Matteo palla sul sinistro, vediamo se rientra, anzi no, sempre palla sul sinistro per Di Matteo, mette centrale a cercare Caccavale, mette fuori la difesa del quarto grad Lubrano, serve Caccavale viene fermato da un avversario, è Baiano che poi perde per un attimo la concentrazione, viene fermato, ma la palla è ancora in rimessa laterale per il quarto grad. Baiano centrale per un compagno, il triangolo non si chiude, De Luca può ridare la sfera al Monte di Procida con Del Giudice che avanza in fase offensiva, Caputo ancora per Palma, tutto di prima, ancora Caputo, due tocchi stavolta per Lubrano, Caputo di prima ancora per Palma avanza, allarga bene per Del Giudice cross al centro, ottimo a cercare Palma, doppio liscio, la palla ora è per Di Matteo all'indietro per Caccavale rientra, la palla sul sinistro, poi serve Lubrano che cerca un numero, si porta la palla centralmente, Lubrano può avanzare, forse c'è un fallo, vantaggio per Colandria. La palla ora è rimessa fuori, c'è stato un contatto proibito ai danni di Marco Lubrano che ha provato il gioco di prestigio, concesso vantaggio da parte dell'arbitro e poi non ha concretizzato al meglio Giovanni Colandria. Dunque nulla di fatto, due giocatori a terra, Lubrano che ora si rialza e anche Maradona con il numero 7 per il quarto grad. Si ritorna in gioco con il possesso per il quarto grad. Falivene ancora per Cotena, la palla è lunga, attenzione, il numero 15 riesce a liberarsi bene della sfera, il quarto grad può ripartire in contropiede con Sadi rallenta troppo il passaggio, però Zinno è anticipato da Monda in uno contro uno su Del Giudice, la palla a cercare Capuano anticipato a sua volta, ora Palma su di lui, raddoppio del giudice per Colandria, tutto di prima per il Monte di Procida che però non riesce a chiudere il triangolo, ma c'è stato un fallo su Giovanni Colandria e dunque ci sarà punizione per il Monte di Procida. Sulla punizione va il numero 6, il difensore centrale Riccardo Zino con il sinistro a mettere al centro a cercare Di Matteo, anticipato ora la palla per Palma anticipato a sua volta, ci sarà angolo per il Monte di Procida. A battere l'angolo andrà il numero 11 Franco Palma che è autore di una doppietta fino a questo momento, siamo sul 4-1 per il Monte di Procida, andrà il numero 11 a battere l'angolo. Palma, serve corto Di Matteo, è uno schema Di Matteo, finta il dribbling, poi ancora Palma, se ne va in mezzo a due, il colpo con il destro del pistolero che mette dentro, l'ennesima magia per la rete del 5-1 realizzato da Franco Palma, man of the match, tripletta per lui. E dunque 5-1 Monte di Procida quando siamo all'undicesimo di gioco della seconda frazione. Monte di Procida che dilaga con un Franco Palma in forma straordinaria. Trasforma in oro ogni pallone che tocca. E il pistolero Franco Palma tripletta per lui fino a questo momento. Quindi Monte di Procida 5, quarto grado 1. Quarto grado che ora riparte dai piedi di Maradona. Maradona lancia largo a cercare un compagno, passaggio sbagliato, poi ancora Maradona prova la verticalizzazione a cercare Baiano,
Era ottima l'intenzione, un po' meno la precisione del passaggio. Il Monte di Procida che riparte dai piedi di Caputo. Caputo per Palma. Palma ancora per Lubrano. Lubrano, Caccavale, ancora Lubrano, tutto di prima. Non riesce a trovare l'ultimo dribbling Lubrano, ma Caccavale lotta e riconquista la sfera in Monte di Procida. De Luca, De Luca, su di lui Monda. Poi Caccavale a mettere ordine. La palla è uscita, però se l'è portata fuori Biagio Caccavale. Dunque rimessa per il quarto grad, che andrà dalle mani di Falivene a cercare Capuano anticipato, ma c'è un fallo sul numero 10. Ci sarà calcio di punizione per il quarto grad. A battere andrà come sempre il numero 7 Maradona Junior, con il destro a rientrare. Punizione quindi per il quarto grad, che è sotto per 5-1 qui al Vezzuto Marasco di Monte di Procida nel derby contro il Monte di Procida. Quarto grad che era passato in vantaggio con Baiano dopo 4 minuti e poi il Monte di Procida ha dilagato fino al 4-1 nella prima frazione e poi col 5-1 messo a segno nella seconda frazione. Maradona con il destro, la punizione finisce alta. Ha provato il destro a giro il numero 7 in maglia quarto grad, la palla è finita alta. Dunque si ripartirà dal fondo per il Monte di Procida. De Luca, De Luca, De Luca lungo a cercare Colandrea. Colandrea su di lui c'è Cotena che scambia all'indietro verso il portiere. Del quarto grado che nel frattempo è cambiato, c'è Iossa tra i pali. Lubrano all'indietro ancora per Zinno. Per Del Giudice, Del Giudice con il sinistro a cercare ancora Palma, che stavolta non può arrivare in cielo, palla finisce fuori. Ora la palla verso Monda, fermato, riparte il quarto grad con Cotena, mentre ci sarà un cambio, meglio un doppio cambio a breve per il Monte di Procida. Pronti a entrare sia il nuovo arrivo Marigliano sia Dauria. Attenzione Capuano, Capuano, Capuano si porta la palla sul destro, prova a mettere al centro a cercare Monda, la palla però finisce sul fondo. Attenzione le prime sostituzioni in casa Monte di Procida. Dunque vediamo chi uscirà dal campo per lasciare spazio al numero 15 Francesco Marigliano, nuovo arrivo in casa a Monte di Procida, centrocampista centrale ex Stasia e Volla. Esce Caputo, il cambio anche per il quarto grado, mentre Caputo esce tra gli applausi, un lottatore di centrocampo. Esce the man of the match, Franco il pistolero Palma, tra il tributo degli applausi. Esce il numero 11, dopo i 3 gol lascia il campo verso, per l'amico Roberto Dauria. Cambio anche per il quarto grad, entra il numero 18 Rizzo per il numero 7 Maradona. E dunque 3 sostituzioni nell'arco di un minuto, 2 per il Monte di Procida, 1 per il quarto grad. Sono entrati in campo per il Monte di Procida sia Marigliano, il nuovo acquisto ex Stasi e Volla, centrocampista centrale che ha sostituito Caputo, ed è entrato anche Roberto Bob Dauria che ha sostituito Franco Palma, autore della tripletta che gli assegna la palma del match fino a questo momento, quando siamo sul 5-1 per il Monte di Procida. Quindi cambi naturali per mister Ambrosino, un centrocampista centrale per un centrocampista centrale, un attaccante per un attaccante. Falivene per il quarto grad, mette a terra Falivene, cerca proprio il nuovo entrato Rizzo, una torre. Quarto grad che gioca con 2 prime punte lì davanti, si tratta del numero 9 Monda e del numero 18 Rizzo, entrato da poco.
Ecco, questa è la sfera proprio Marigliano, il nuovo entrato per il Monte di Procida, che scambia per Dauria. Dauria ancora lungo per Del Giudice, Del Giudice all'indietro per Marigliano. Marigliano pressato sul numero 11 Baiano, riconquista la sfera del quarto grad Capuano. Capuano, Capuano mette centralmente l'inserimento verso Baiano, la palla è lunga, nulla di fatto, può ripartire il Monte di Procida con Del Giudice, Del Giudice con il sinistro per Dauria, che prova di testa a servire, poi prova dalla distanza addirittura Bob Dario, Dauria, ma la palla finisce fuori. Dauria che ha recuperato dall'infortunio, ora si riparte con il possesso per il quarto grad, ma il disimpegno è sbagliato. Dauria verso Di Matteo, Di Matteo palla sul sinistro, Di Matteo vuole andare in dribbling in mezzo a due, poi si ferma da ad Arborino, anzi Caccavale, Caccavale centralmente per Lubrano, Lubrano a cercare Colandrea, lo trova Colandrea, la palla per Marigliano, non lo trova e quindi riparte il quarto grad. Ottimo l'anticipo di Del Giudice su Monda, su Monda si addormenta Zinno per un attimo, deve uscire Del Giudice, attenzione, Monda riconquista la sfera, palla centrale per Baiano a colpo sicuro, ma si salva la difesa del Monte di Procida e la palla finisce in calcio d'angolo. È stata un po' di confusione tra Zinno e Del Giudice, con Zinno che non è riuscito a reggere in velocità la galoppata di Monda e dunque ci sarà corner per il quarto grad. Attenzione, palla al centro a cercare Rizzo con il numero 18, il colpo di testa, la palla alta, nulla di fatto. Rizzo che è entrato proprio per dar man forte sulle palle alte e sui calci di punizione, ha svettato ma non è successo nulla, la palla è finita fuori. Ora Del Giudice per Arborino, sbagliato il disimpegno, riconquista per un attimo la sfera a Dente, la mette in fallo laterale per il Monte di Procida. Ora Arborino dalla rimessa, rimessa verso Colandrea, Di Matteo ancora, Di Matteo per Lubrano, due tocchi, avvia il Monte di Procida ora per Del Giudice che può avanzare dall'Oppel numero 3 con il sinistro centralmente, ottimo per Daura di prima verso Di Matteo, tutto bello ma Di Matteo non riesce a dribblare Sadi, Sadi che ora protegge la sfera e poi mette fuori. Rimessa laterale offensiva per il Monte di Procida con Del Giudice con le mani a cercare Bob Dauria, mette la palla a terra il numero 18, Dauria si gira, la palla è ancora fuori, ancora rimessa per il Monte di Procida, palla centralmente per Di Matteo di testa per Dauria, finito in fuorigioco, quindi si ripartirà con un calcio di punizione per il quarto grad. Quarto grad che riparte. Ora Marigliano va in pressing alto su Baiano che dà l'indietro per Sadi, attenzione, Iossa con i piedi riesce a mettere fuori. Ora rimessa offensiva per il Monte di Procida con Del Giudice che preferisce tornare indietro da Zinno, Zinno controlla, Zinno ancora per Del Giudice, su di lui c'è il pressing di Rizzo, pressing di Monda ora per il quarto grad, ma il Monte di Procida riesce a far bene il giro palla e va da De Luca, De Luca chiama l'inserimento lungo per Dauria, la palla è per lui di petto, ottimo di prima per Di Matteo, tutto di prima ancora per Marigliano, Marigliano la palla sul destro, vediamo se rientra il numero 15, ottimo doppio passo di Marigliano che mette al centro per Caccavale che cicca la sfera, si mangia l'occasione del 6-1 Biagio Caccavale, peccato. Ora riparte il quarto grad dai piedi di Capuano, Capuano allarga per De Vivo, De Vivo il controllo non è dei migliori, su di lui va Marigliano, De Vivo è costretto a spazzare fuori, ci sarà rimessa per il Monte di Procida. Thank you.
rimessa da parte del giudice per Marigliano Zinno ancora per Marigliano. Lubrano, esce bene il Monte di Procida, ora Lubrano va via, palla al piede, serve ancora Marigliano ottimamente, che si è sganciato sull'out di sinistra a cercare Dauria. Passaggio è corto, fa buona guardia De Vivo che dà dietro a Iossa, si complica la vita, il disimpegno sbagliato, con l'Andrea riconquista la sfera, poi falciato e messo a terra. Vediamo se c'è calcio di rigore, l'arbitro richiama Iossa, lo ammonisce e c'è calcio di rigore per il Monte di Procida. Dunque, su questa ingenuità, grandissima ingenuità difensiva del quarto grad, ci sarà il penalty per il Monte di Procida al 22esimo. E a battere va il numero 18, Roberto Dauria. Dauria sul dischetto, fischia l'arbitro, si prepara Dauria con il destro e mette dentro la rete del 6-1. Bentornato Roberto Dauria, bentornato al gol, siamo sul 6-1 per il Monte di Procida. Ed è tornato alla rete, al ritorno in campo, Roberto Dauria. Siamo sul 6-1, punteggio tennistico per il Monte di Procida sul quarto grad. Ritorna in possesso il quarto grad con Capuano, quarto grad sotto per 6-1. Ciao Pasqua. No. Calcio di punizione offensivo per il quarto grad, a battere andrà il numero 10 Capuano. Capuano mette al centro, attenzione a cercare Monda di testa, fa la sponda ma libera bene Lubrano per Arborino, che può ripartire, palla al piede, Caccavale gli dà manforte, palla ancora per Dauria per Lubrano, ancora Dauria, De Luca, Zinno per Marigliano, ancora Zinno Marigliano, del giudice, ancora Marigliano, cerve Lubrano, giro palla del Monte di Procida, mentre il quarto grad pressa in maniera blanda. Marigliano in uno contro uno, serve ancora Lubrano, Caccavale ancora spazio per andare, perde la sfera, la riconquista del quarto grado con Capuano non trova compagni liberi, è costretto a tornare all'indietro e poi a girare dall'altra parte verso Sadi, non serve Baiano, ancora Sadi, serve Rizzo anticipato, ma la palla è ancora per il quarto grado. Lubrano però ridà la sfera al Monte di Procida, Di Matteo che si aggiusta la sfera sul sinistro, serve con l'Andrea viene fermato solo per un attimo, la sfera ancora per il Monte di Procida con Zinno che allarga verso De Luca avanza, cerca il lancio lungo a cercare Dauria, anticipato, la palla finisce fuori. Dalla rimessa andrà il numero 2 Arborino per Di Matteo di prima, ancora per Arborino, scambiano i due, bello il triangolo, poi Roberto Dauria, la palla riconquistata ora dal quarto grado con Capuano che avanza al piccolo trotto, decide di non affondare il quarto grado, la palla ora è verso Parisi, mette dall'altra parte verso un compagno, lo anticipa Arborino per il Monte di Procida, ma il quarto grado è ancora in possesso con Dente che prova l'assist centrale, anticipato salta da De Luca, ora Cotena mette a terra, su di lui c'è Colandria che prova l'intercetto, De Vivo lancia lungo con il destro a cercare Baiano,
su Baiano c'è la chiusura di Zino, ma Baiano è bravo a mettere al centro, ma Del Giudice riesce a servire Lubrano e a mettere fine alla minaccia offensiva del quarto grado. Ora Marigliano si ferma, serve Del Giudice, fase di stanca del match, Del Giudice ora se ne va in dribbling, può avanzare il numero 3, viene fermato Marigliano, scambia con Dauria, ancora Marigliano, scambio di prima, Marigliano la palla sul destro, vediamo se andrà a concludere, conclusione di destro da parte del numero 15 Marigliano, la palla finisce fuori ma c'è stata una deviazione, ci sarà angolo. Batte l'angolo Caccavalle proprio per Marigliano, scambia ancora con Caccavalle centralmente, ancora per Lubrano, Lubrano per Di Matteo, la palla sul sinistro ancora per Marigliano, Marigliano verso Di Matteo, Di Matteo fa possesso verso Caccavalle, Caccavalle ancora per Arborino, Arborino a De Luca, De Luca che cambia tutto a cercare Dauria, liscia l'intervento Saadi e Dauria ora può andare, Dauria appunto un avversario, lo salta, c'è fallo. Fallo da parte di De Vivo, saltato netto il numero 6 in maglia quarto grado da Roberto Dauria. E punizione dal limite per il Monte di Procida, rischiato il calcio di rigore De Vivo su questo intervento, il capitano del quarto grado a battere la punizione. Ci andrà con ogni probabilità proprio il numero 18 Roberto Dauria, autore della rete del 6-1 su rigore. Sulla palla sia Dauria che Di Matteo, Dauria con il numero 18 con il destro mentre Di Matteo col sinistro, doppia alternativa per il Monte di Procida. Vediamo chi andrà alla battuta, Dauria con il destro, la punizione a giro, la palla finisce alta. Mentre piccola discussione tra Di Matteo e Palma per l'esito della punizione, secondo Di Matteo ci doveva essere maggiore concentrazione da parte di Dauria. Capuano lancia a lungo a cercare il signor Nessuno, perché non c'è nessuno a ricevere questa sfera, il quarto grado che ora ha perso le misure in fase offensiva, sfiduciato dal punteggio tennistico che lo affligge. Siamo sul 6-1 per il Monte di Procida, la palla è per Zinno, Zinno all'indietro ancora per Del Giudice, Del Giudice serve De Luca sul pressing di Rizzo, De Luca può avanzare mentre Di Matteo chiama l'inserimento laterale, la palla è per Arborino, ancora De Luca, scambio con Lubrano, all'indietro ancora per Zinno, Zinno controlla, serve Del Giudice, ancora Dauria, Zinno, Lubrano, Zinno per Marigliano, Marigliano serve Dauria, Dauria anticipato da De Vivo, la palla è ancora per Del Giudice che serve Colandrea, con serve Dauria, Dauria ci mette il fisico, lo protegge, gira bene per Arborino, Arborino che può avanzare sull'out di destra, attenzione Arborino centralmente per Colandrea che fa il movimento ma viene chiuso da un avversario, la palla ancora per Arborino che prova il dribbling, si porta la palla fuori. Cotena per Capuano, Capuano avanza ancora al piccolo trotto, ora è indietreggiato il numero 10, la propria manovra, De Vivo serve Monda, controllo in due tempi, perde la sfera il numero 9 del quarto grad, Monda se la porta fuori, ci sarà rimessa laterale per il Monte di Procida con Del Giudice che serve Marigliano, ancora Del Giudice, Marigliano si gira bene, allarga per Lubrano, Lubrano per Caccavale, scambiano i due, tutto di prima, tutto molto bello per Arborino, Arborino ancora per Lubrano, Lubrano se ne va in dribbling, ancora per Dauria che serve all'indietro De Luca, De Luca ancora per Di Matteo, venuto tra le linee,
Scambio ancora all'indietro per De Luca. De Luca, pressing del quarto grad, perde la sfera De Luca, il quarto grad ora può andare con Baiano, fermato però da De Luca. Ora De Luca lancia centralmente a cercare Dauria, sponda con il destro, reclama un fallo Dauria, poi Di Matteo mette centrale ma chiude tutto De Vivo. Ancora De Vivo, scambia largo per il numero 11 Baiano. Baiano ancora centrale per Parisi. Parisi ancora Baiano, scambiano i due, c'è il pressing di Matteo ma viene bene fuori il quarto grad con Baiano. Su di lui c'è del giudice, ancora Parisi centralmente per Capuano, attenzione, Capuano prova centralmente a servire un compagno, poi perde la sfera il quarto grad Caccavale, Lubrano, Marigliano, controllo difficile, Monda riconquista la sfera per Rizzo, la palla sul sinistro, prova di potenza Rizzo, poi c'è un fallo in gamba tesa da parte di Arborino su Rizzo e quindi ci sarà punizione dal limite per il quarto grad. Ci sarà anche un cambio per il Monte di Procida, sostituzione per i montesi, sta per uscire il capitano, il numero 10 Marco Di Matteo e sta per entrare con il numero 17 Stefano Gioiello. Applausi per il capitano Marco Di Matteo, autore della rete del 3-1 e di una buona prestazione, venuto a giocare fra le linee, ha garantito un collante tra centrocampo e attacco e ora entra il fantasista, il numero 17 Stefano Gioiello. Mentre è tutto pronto per la punizione per il quarto grad con il numero 10 e il suo destro velenoso Capuano, mentre del giudice fa piazzare la barriera, si andrà alla punizione per il quarto grad. Tocco per Capuano a giro, la punizione che finisce alta di poco, ha provato il tiro a giro sul palo lungo il numero 10 Capuano. La palla è finita di poco fuori. Ora del giudice alla rimessa per Zinno. Zinno ancora dietro per del giudice. Del giudice con il sinistro sventaglia lungo a cercare Dauria, di testa anticipato. Arborino. Arborino per De Luca che mette lunga, la palla finisce fuori. De Luca che ha ereditato la fascia da capitano da Marco Di Matteo e lui ora il capitano del Monte di Procida, l'ex Sibilla Antonio De Luca. Caccavale riconquista la sfera per Gioiello che ora può andare per Dauria. Dauria non riesce a tenere la sfera, la palla è ancora in campo però è ora il quarto grado che può avanzare, viene fermato il numero 3 Dente da una scivolata di Arborino che mette la palla fuori. Vediamo Arborino che ha qualche problema alla caviglia, c'è stata una deviazione, quindi la rimessa è per il Monte di Procida, a battere è andato Arborino, ancora per Gioiello, torna all'indietro, scambia verso Zinno, ancora per del giudice, verso Marigliano che è tutto solo, Marigliano vediamo se vuole andare in contropiede, Marigliano centralmente, gira per Gioiello, Gioiello ottima, la sventagliata da questa parte per Dauria, Dauria la palla sul destro, centrale per il colpo di Marigliano che non riesce a dare forza alla conclusione, la palla deviata da Iossa, anzi la palla bloccata da Iossa, in bello stile, mentre il gioco è fermo perché c'è a terra il numero 6, capitano del quarto grad, il numero 6 De Vivo. Aspetta.
Si riparte con il possesso per il quarto grad, con Cotena che scambia con un compagno, ora è Dente, ancora all'indietro per Cotena, pressing alto del Monte di Procida, ancora per Capuano, ancora Dente, per Rizzo, Rizzo all'indietro ancora per Dente, Capuano, Capuano serve Parisi, Parisi per Baiano, l'aggancio non è preciso, riconquista la sfera il Monte di Procida, Lubrano all'indietro per Zinno, passaggio difficile, poi il Monte di Procida riesce a uscire in possesso da Gioiello che allarga verso Arborino, Arborino controlla, ancora all'indietro per De Luca, Zinno, Zinno può avanzare a spazio, ora pressing di Parisi su di lui, del Giudice, la palla per Marigliano, Marigliano può avanzare al piccolo trotto, decide di cambiare gioco per Dauria che è in fuorigioco, quindi nulla di fatto, si riparte con un calcio di punizione già battuto da parte del quarto grad, Dente centralmente per Capuano che per poco non viene beffato da Colandrea, in pressing Sadi centralmente per Parisi, ottimo l'anticipo di Del Giudice che può sfrecciare adesso Marigliano, Marigliano si propone centralmente Caccavale, Marigliano non lo vede, la palla ora è per Gioiello che rientra in bello stile, poi serve benissimo dall'altra parte Del Giudice, Del Giudice prova il cross al centro a cercare Caccavale, la palla è debole, esce bene Iossa, ora Rizzo, Rizzo per Capuano, Capuano ancora per Rizzo, anzi scambia con il numero 3 Dente all'indietro, ancora Falivene, Cotena avanza, serve centralmente Caccavale, sbagliato il passaggio e quindi il Monte di Procida riconquista la sfera, ora si va avanti al piccolo trotto con il Monte di Procida in vantaggio per 6 reti ad una sul quarto grad, Marigliano, Del Giudice, Zinno ancora per De Luca, De Luca, Caccavale, Caccavale serve centralmente Colandrea che è venuto a fare la sponda, ancora Caccavale che lancia verso Dauria, ora sembra una partita d'allenamento quella tra Monte di Procida e quarto grad, la palla per Zinno, Zinno fuori ancora per De Luca, De Luca, Caccavale, Caccavale per Lubrano, ancora Caccavale, Caccavale avanza, poi serve Gioiello di prima verso Lubrano, tutto di prima da parte del Monte di Procida, Dauria, Dauria ancora per Lubrano, vediamo se serve Marigliano, così è, Marigliano prova l'inserimento, ora mette a terra bene la sfera, su di lui Cotena, Marigliano che dà per Gioiello, la conclusione a giro con il destro e la rete di Stefano Gioiello per il 7-1, una rete alla Pinturicchio del Piero, siamo 7-1 per il Monte di Procida, dunque ha segnato Stefano Gioiello. Siamo sul 7-1 dunque per il Monte di Procida sul quarto grad, Capuano per Baiano, Sadi centralmente per Cotena, centralmente a cercare Parisi, su di lui c'è Gioiello ancora per un compagno e Dente che poi all'indietro per Falivene, Falivene per Rizzo, Rizzo che torna all'indietro da Iossa, Iossa allarga per Sadi, Capuano, quarto grado che ora ha rinunciato proprio a fare gioco con Cotena,
Scambio ancora verso Dente, palla all'indietro per Jossa. Jossa ancora fuori per Saadi. Squadre ore che aspettano solo il triplice fischio finale. La palla per Monda. Monda prova a servire Baiano, fa buona guardia del giudice con la schiena, addirittura poi De Luca mette ordine, serve Arborino. Ancora De Luca per Arborino. Caccavale. Dauria. Dauria si gira, ancora Dauria. Scambia tutto di prima con Andrea. Gioiello. Lubrano. Ancora Dauria. La palla indietro per Zinno. Zinno per Del Giudice. Ancora Zinno. Caccavale. Arborino. Del Giudice. De Luca. Del Giudice. Zinno. Ora si alza un po' il pressing del quarto grado del Monte di Procida, che va da Caccavale, torna ancora indietro da De Luca, giro palla del Monte di Procida che ha spazio ora centralmente. Caccavale per Gioiello, c'è superiorità dall'altra parte, infatti Gioiello va da Marigliano che può affondare il colpo. Vediamo, aspetta Del Giudice, Del Giudice sul sinistro, poi torna all'indietro ancora da Marigliano, la dà a Gioiello. Gioiello gira per Dauria, Dauria ancora per Gioiello, ancora Dauria, scambio tra i due, allargo verso Del Giudice, palla ancora dietro a Marigliano. Zinno, ora possesso palla che aspetta solo il fischio finale da parte del Monte di Procida. Del Giudice, Del Giudice per De Luca, mentre sono scoraggiati oramai i giocatori del quarto grado. Lubrano, Lubrano per Gioiello che cambia verso Del Giudice, ancora Marigliano, Marigliano centralmente per Gioiello. Gioiello, Dauria, ancora Gioiello, Gioiello può servire Caccavale, lo fa, il numero 8 controlla, poi serve Dauria, ancora Gioiello, Marigliano all'indietro ancora per Del Giudice, si attende solo il fischio finale. De Luca, Caccavale, Dauria, Arborino, Arborino ancora per Dauria, Lubrano, Dauria, Monte di Procida che vuole finire la partita con il pallone tra i piedi. Zinno chiama vicino a sé Gioiello, poi decide di servire De Luca. De Luca ancora per Caccavale. De Luca, anzi Zinno per Del Giudice, Del Giudice per Gioiello, Gioiello per Marigliano, ancora Gioiello che avanza, Gioiello che decide di andare e mettersi in proprio, subisce il fallo, l'arbitro fischia, provato il dribbling, Stefano Gioiello ci è riuscito, è stato fermato da un intervento duro, mentre l'arbitro comunica che ci sarà un minuto di recupero. Il Monte di Procida ancora in possesso con Del Giudice che va da De Luca, scambiano i due, ancora De Luca, Lubrano, De Luca, Arborino, ancora all'indietro verso De Luca, la palla per Del Giudice, Del Giudice ancora per De Luca, Del Giudice, ancora Marco Del Giudice, Zinno, Lubrano, Lubrano per Gioiello, scambia con Marigliano, ancora Gioiello, l'arbitro che ha il fischietto in bocca e fischia la fine del derby tra Monte di Procida e Quarto Grado, con il Monte di Procida che surclassa il Quarto Grado, vince per 7-1 questo derby al Vezzuto Marasco. Noi ricordiamo ancora una volta i marcatori, è andato in vantaggio il Quarto Grado con Baiano, poi pareggio di Colandrea, 2-1 di Palma, 3-1 di Di Matteo, 4-1 ancora una volta di Palma, 5-1 di Palma che ha firmato la tripletta personale, 6-1 di
Roberto Dauri e 7-1 di Stefano Gioiello. Noi da vanembosport.it vi ringraziamo e vi diamo l'appuntamento sulla nostra pagina Facebook per seguirci per gli appuntamenti sui tornei e sulle partite che seguiremo. Grazie.